8. L'interpretazione dell'inconscio. Norme generali per la terapia. Chi crede che l'inconscio sia qualcosa di innocuo, da prendere a tema per giochi di società, si inganna. Senza dubbio, l'inconscio non è pericoloso in tutte le circostanze, ma non appena subentra una nevrosi è un segno che nell'inconscio si è ammassata una considerevole quantità di energia. Una specie di carica che può esplodere. In questo caso corre prudenza: anzitutto non si sa che cosa si sprigiona quando si cominciano ad analizzare i sogni. Forse si mette in moto qualcosa di intimo e di invisibile. Molto probabilmente si tratta di qualcosa che sarebbe comunque affiorato alla luce più tardi. O forse invece non sarebbe mai emerso. È un po' come scavare un pozzo artesiano per finire poi di imbattersi in un vulcano. Quando si è in presenza di sintomi nevrotici, bisogna procedere cautamente, ma i casi nevrotici non sono di gran lunga i più pericolosi. Vi sono infatti a volte persone apparentemente normali che non mostrano particolari sintomi nevrotici e si tratta magari di medici e di educatori i quali, anzi, si vantano della loro normalità e si presentano come modelli di educatori. Hanno opinioni e abitudini assolutamente normali, ma la loro normalità è una compensazione artificiale di una psicosi latente. Gli stessi interessati non hanno il minimo sospetto della loro condizione. O se si manifesta questo sospetto, si esprime nel fatto che si interessano particolarmente di psicologia e di psichiatria e ne sono attirati come le falene dalla luce. Ora, la tecnica analitica, poiché attivizza e porta alla ribalta l'inconscio, distrugge in simili casi la salutare compensazione e l'inconscio erompe in forma di fantasie incontenibili e di conseguenti stati di eccitamento che in determinate circostanze provocano direttamente una malattia mentale o possono provocare prima ancora un suicidio. Purtroppo queste psicosi latenti non sono troppo rare. Il pericolo di imbattersi in casi del genere incombe su chiunque si occupa dell'analisi dell'inconscio, anche se già dispone di grande esperienza e abilità. Mancanza di abilità, idee sbagliate, interpretazioni arbitrarie e via dicendo possono anche far fallire casi che avrebbero potuto avere un esito non necessariamente cattivo. Questa non è comunque una caratteristica dell'analisi dell'inconscio, ma di ogni intervento medico quando è errato. L'affermazione che l'analisi fa diventare matta la gente è naturalmente altrettanto sciocca dell'idea assai diffusa che l'alienista, dati i suoi rapporti con i malati di mente, deve essere necessariamente squinternato. A prescindere dai rischi propri del trattamento, l'inconscio può diventare pericoloso anche in sé e per sé. Uno dei pericoli più diffusi e comuni è quello di causare incidenti. Incidenti di ogni genere, ben più numerosi di quanto il pubblico supponga, hanno una causa psichica. Si incomincia con piccoli incidenti, si inciampa, ci si urta, ci si scotta le dita e si finisce con gli incidenti automobilistici e con le catastrofi in montagna. Tutto ciò può avere una causa psichica e può essere già predisposto da settimane e mesi. Ho esaminato molti casi di questo genere e sono riuscito più volte a provare l'esistenza di sogni che con settimane di anticipo avevano mostrato l'insorgere di una tendenza all'autolesionismo. Tutti gli incidenti che accadono per cosiddetta disattenzione dovrebbero essere esaminati alla luce di simili determinazioni. Sappiamo anzi che quando per un qualsiasi motivo qualcuno non è perfettamente padrone di sé, commette non soltanto sciocchezze più o meno grandi, ma anche azioni più pericolose, che in particolari circostanze psicologiche possono perfino costargli la vita. Il proverbio popolare dice press'appoco: poco, è morto al momento giusto, e lo dice perché coglie esattamente la segreta causalità psicologica del singolo caso. Analogamente possono sorgere o perdurare malattie fisiche. Un funzionamento imperfetto della psiche può causare seri danni al corpo e viceversa un dolore fisico può coinvolgere la psiche. Perché psiche e corpo non sono entità separate, ma sono insieme un'unica e medesima vita. Così è raro che una malattia fisica non sia complicata dall'intervento della psiche, anche se la sua origine non è psichica. Sarebbe inesatto però sottolineare soltanto il lato sfavorevole dell'inconscio. In genere nella maggioranza dei casi che si presentano, l'inconscio è negativo o pericoloso soltanto perché noi siamo disgiunti e quindi in contrasto con esso. L'atteggiamento negativo verso l'inconscio, la scissione dall'inconscio, è dannoso in quanto la dinamica dell'inconscio è identica all'energia degli istinti. Il distacco dall'inconscio significa quindi privazione di istinti, mancanza di radici. Se si riesce a produrre la funzione che ho chiamato trascendente, si elimina questa scissione e si può quindi attingere serenamente al lato favorevole dell'inconscio. Allora l'inconscio fornisce tutti gli appoggi e gli aiuti che una natura benevola può dare in sovrabbondanza all'uomo. L'inconscio ha infatti possibilità che sono precluse alla coscienza. Esso dispone di tutti i contenuti psichici subliminali, di tutto ciò che è stato dimenticato e trascurato e per di più della saggezza derivante da un'esperienza vecchia di secoli, sepolta nelle sue strutture archetipiche. L'inconscio è costantemente attivo e crea combinazioni dei suoi materiali che servono a definire il futuro. Esso produce combinazioni subliminali, anticipatrici, come fa la nostra coscienza, ma le combinazioni dell'inconscio sopravanzano assai quelle della coscienza per finezza e portata. L'inconscio può essere quindi una guida senza uguali per l'uomo, se questi è in grado di far fronte ai possibili disguidi. Il trattamento pratico della nevrosi si regola secondo il risultato terapeutico raggiunto. Il risultato può verificarsi, per così dire, in ogni fase del trattamento, indifferentemente dalle difficoltà o dalla durata del male. E viceversa, la cura di un caso difficile può essere assai lunga, senza che si raggiungano livelli superiori di sviluppo, o senza che vi sia necessità di raggiungerli. Sono relativamente numerosi i casi che, anche quando è stato raggiunto il risultato terapeutico voluto, attraversano vari altri stadi di modificazione a causa dello sviluppo loro proprio. Non bisogna dunque credere che soltanto i casi difficili debbano percorrere tutte le varie fasi di sviluppo. In ogni caso, però, la presa di coscienza raggiunge un gradino superiore solo in quegli uomini che hanno per loro natura una propensione è una vocazione a raggiungerlo, vale a dire in coloro che posseggono la capacità e l'impulso verso una più alta differenziazione. Sotto questo riguardo gli uomini sono, come è noto, molto diversi l'uno dall'altro, come le specie animali del resto, tra le quali vi sono quelle conservatrici e quelle evoluzioniste. La natura è aristocratica, ma non nel senso che abbia riservato soltanto alle specie più evolute la possibilità di differenziazione. Lo stesso tipo di aristocrazia vale anche per quanto riguarda la possibilità di sviluppo psichico. Questa possibilità non è riservata soltanto a individui particolarmente dotati. In altri termini, per conseguire un pronunciato sviluppo psichico non occorrono né un'intelligenza particolare né altri talenti. Poiché in questo sviluppo possono intervenire qualità morali a integrare l'insufficienza intellettuale, ma non si deve credere in nessun caso che la cura consista nel propinare alla gente formule generali ed dettami complicati, neanche a parlarne. Ognuno può conquistare ciò di cui ha bisogno a suo modo e nel linguaggio che gli è proprio. Ciò che descrivo qui è la formulazione intellettuale. Non ciò di cui si discute nel corso del normale lavoro pratico. I piccoli esempi di casistica che ho introdotto nella trattazione danno appunto un'idea approssimativa di quella che è la prassi. Se ora il lettore, dopo tutto quanto abbiamo descritto nei capitoli precedenti, non dovesse sentirsi in grado di farsi un'idea chiara della teoria e della pratica della moderna psicologia medica, la cosa non mi stupirebbe troppo. Dovrei anzi farne colpa piuttosto alle mie insufficienti capacità descrittive, che riescono a stento a tracciare un quadro intuitivo capace di abbracciare quello sterminato insieme di pensieri e di esperienze in cui consiste l'oggetto della psicologia medica. L'età in un libro. L'interpretazione di un sogno sembra forse arbitraria, confusa e artificiosa ma può essere nella realtà un piccolo dramma di insuperabile realismo. Vivere un sogno e la sua interpretazione è cosa completamente diversa dal rintracciarne una pallida ombra sulla carta. In questa psicologia tutto, in fondo, è esperienza vissuta. Anche la teoria, anche laddove questa assume l'aspetto più astratto, procede direttamente dall'esperienza. Quando io, per esempio, muovo alla teoria sessuale di Freud il rimprovero di essere unilaterale, ciò non significa che questa teoria sia fondata sulla pura speculazione, che sia senza radici, anzi è anch'essa una fedele riproduzione di fatti reali che si addensano nella prassi che il medico osserva. E se la conclusione finale sfocia in una teoria unilaterale, Ciò dimostra soltanto con quanta forza di persuasione, oggettiva e soggettiva, questi fatti si presentano. Non si può pretendere che il ricercatore singolo riesca a innalzarsi faticosamente sulle proprie impressioni più profonde e sulla loro formulazione astratta. La sola acquisizione di impressioni e lo sforzo di dominarle intellettualmente sono già di per sé stessi un lavoro tale da richiedere tutta una vita. Io ho avuto rispetto a Freud e ad Adler il grande vantaggio di non essere cresciuto nell'ambito della psicologia delle nevrosi con tutta la sua unilateralità. Io provengo invece dalla psichiatria e la conoscenza di Nietzsche mi ha ben preparato ai fini della psicologia moderna. E ho avuto sotto gli occhi, oltre alla concezione di Freud, lo sviluppo delle teorie di Adler. Questo mi ha posto per così dire dentro il conflitto fin dall'inizio e costretto a riguardare non soltanto le opinioni precedenti, ma anche le mie stesse opinioni come relative, cioè come espressioni di un determinato tipo psicologico. Se per Freud fu decisivo il caso descritto da Breuer, le mie concezioni hanno alla radice un'esperienza decisiva. Quando ero studente, durante i semestri dedicati alle osservazioni cliniche Osservai per un lungo periodo una giovane ragazza affetta da sonnambulismo. Questo caso costituì anzi il tema della mia dissertazione di laurea. Coloro che conoscono la mia produzione scientifica non troveranno privo di interesse confrontare questo studio, ormai vecchio di 40 anni, con le mie idee successive. Il lavoro in questo campo è un lavoro da pionieri. Spesse volte mi sono sbagliato e spesse volte ho dovuto ricredermi. Ma io lo so e perciò mi sono acconciato a questa regola. Come il giorno non può nascere che dalla notte, anche la verità nasce dall'errore. Ho preso come un monito le parole di Guglielmo Ferrero sulla miserabile vanità dello scienziato e perciò non ho temuto l'errore né me ne sono seriamente pentito. La ricerca scientifica non è mai stata per me una vacca da mungere o uno strumento di prestigio, bensì un confronto imposto dalla quotidiana esperienza psicologica a contatto con i malati. Un confronto spesse volte amaro. Non tutto ciò che scrivo quindi viene dal cervello, qualcosa viene anche dal cuore. Il lettore benevolo non lo dimentichi, se nel seguire il filo intellettuale troverà quella qualche frattura, a volte non perfettamente rimediata. Le descrizioni armoniose e fluenti si possono avere soltanto quando si scrive di cose che già si conoscono, ma quando, spinti dalla necessità di aiutare e di guarire, si cerca la strada, si è costretti a parlare anche di cose che propriamente non si conoscono ancora. Conclusione per finire voglio scusarmi col lettore per aver osato dire in queste poche pagine tante novità non certo semplici da capire. Io mi espongo al suo giudizio critico perché considero doveroso per chiunque, isolandosi, segue la propria strada, far partecipe alla società delle scoperte compiute durante il suo viaggio di esplorazione. Sia che si tratti della fresca acqua, invocato dall'assetato, sia che si tratti dello sterile errore. L'una è un aiuto, l'altro è una messa in guardia. Non sarà però la critica dei contemporanei, saranno i tempi a venire che decideranno della verità o no di quanto si è andato scoprendo. Vi sono cose che oggi non sono ancora vere, che forse non possono ancora essere vere, ma lo saranno forse domani. Colui a cui il destino impone di fare la sua strada deve percorrerla armato soltanto di speranza e con gli occhi bene aperti, consapevole della sua solitudine e del pericolo che gli abissi della solitudine rappresentano. La singolarità della strada che abbiamo qui descritta deriva in non piccola parte dal fatto che noi, muovendoci in una psicologia che nasce dalla vita reale e che agisce sulla vita reale, non possiamo più richiamarci a un punto di vista intellettualistico-scientifico, ma siamo costretti a tener conto anche del punto di vista dei sentimenti e quindi di tutte le realtà di fatto che la psiche contiene. L'oggetto di questa nostra psicologia pratica non è una qualche psiche umana vista in generale, sono uomini, individui, con tutti i loro molteplici problemi che li premono da vicino. Una psicologia capace di soddisfare soltanto l'intelletto non è mai una psicologia pratica. L'anima nella sua totalità non può mai essere intesa soltanto con l'intelletto. Ci piaccia o no, il momento della visione universale si impone, perché l'anima cerca un'espressione capace di coglierla in tutta la sua pienezza.